due cose mi sono piaciute. Una, che ho imparato molto, al di là di quanta gente c'è o di quanta gente non c'è. Credo che la funzione di questo seminario sia proprio quella di far capire, e io ho bisogno di capire. La seconda è che ho dato un senso alla mia vita, nel senso che quando ho fatto politica, ho iniziato a fare politica, mi hanno detto braccia rubata all'agricoltura. Era un modo per offendere, no? Nel senso che sei figlio di contadini e ti dicevano tu sei braccia rubata all'agricoltura. Oggi sono fiero di essere figlio di contadini che arrivava da quel paese vicino a Montaretto, che avete visto in alcune scelte, che adesso ci sarà Red Wine, 31 e prima aprile, ne approfitto per dirlo, che poi vuol dire vino rosso, no? E se ci andate è una cosa bella. Ecco, ho dato un senso al mio essere persona, al mio essere figlio di contadini, che non ha mai smesso di capire e di avere il suo rapporto con la terra. E forse a differenza di tanti altri non ho le conoscenze tecniche di come funzionano le cose, so che però ho imparato che bisogna dare gambe a quelle che la gente ti dice fare il lavoro, la terra è bassa e è sempre più faticoso. Oggi noi abbiamo dato 16 orti, abbiamo fatto il bando, 14 orti scusatemi, 14 orti alla popolazione, abbiamo fatto il bando e erano 71 i partecipanti. Questo vuol dire che c'è una grossa richiesta da questo punto di vista di voler tornare alla terra, ma non tornare alla terra per fare degli affari, perché in un momento come questo è bene chiarirci, nel senso che almeno io la penso così. Ritornare alla terra, perché in un momento di crisi economica come questa, significa ritornare a coltivare per vivere. Guardate che molti di quelle persone che ci chiedono gli orti, che ci chiedono il terreno, in fondo, perché poi le gradatorie vengono fatte dal pensionato alla persona disoccupata, al cassa integrato, perché c'è una scala di valori che tiene conto dello stato sociale, nel senso che davvero è importante su questo. Lo fanno per iniziare a coltivare, forse fare qualcosa per se stessi e poi per mettersi in società. Gli orti che noi abbiamo fatto sono i 14, sono uno insieme all'altro e vanno da una misura di 100 metri quadrati a 200 metri quadrati e sulla quale con loro vogliamo lavorare in collaborazione stretta per poter dire anche non dobbiamo fare l'orto come si faceva una volta, dobbiamo dare vita alla terra rispettandola, nel senso che molto spesso nel passato si è anche costruito degli orti, in particolar modo in Liguria, che passandoci vicino non ti danno il senso di orto, ma ti danno il senso di accatastamento, di ammucchiare tutto ciò che si trova intorno, le reti di materasso, le lamiere, le cose di questo genere. Ecco, io credo che questo sia una cosa da combattere anche, nel senso che quella roba bisognerebbe iniziare a toglierla, ci sono altri posti dove farla. Noi abbiamo bisogno di creare davvero la vivibilità in quei posti. Secondo dato che mi piace da questo punto di vista negli orti è che insieme possono produrre davvero un discorso insieme ai gas, nel senso che con i gas noi stiamo lavorando, purtroppo non abbiamo ancora lo spazio, ha bisogno di un posto dove scaricare la roba, dove, perché è questo, no? Che poi serve anche per essere collaborativi e posso annunciare qui che forse l'abbiamo trovato anche in Val Bisagno e abbiamo un capannone dove poter ricevere e mettere la merce, che è sempre davvero un andare incontro alle esigenze dei cittadini tutti, voglio dire, perché quando pensiamo agli ultimi pensiamo a tutti, nel senso che ne hanno bisogno più gli altri che non tutti grandi, però se pensiamo agli ultimi riusciamo a pensare a tutti. Ecco, queste sono detto questo, è l'ultimo progetto questo che in ordine di tempo abbiamo fatto, ma il nostro territorio già dal 2010 avevamo una 12 orti urbani che avevamo assegnato a
alla popolazione, che a volte cambiano, cedono, recedono, cioè viene ritardo indietro. Ogni tanto andiamo anche a controllare, a verificare che davvero ci sia una collaborazione stretta tra chi è destinato ad amministrare e chi è amministrato, ma che non c'è un rapporto diverso, c'è un rapporto alla pari, nel senso che ognuno di noi, chi coltiva e chi governa, ha il compito di far funzionare le cose. Noi su questo ci stiamo riuscendo, perché abbiamo una grossa collaborazione di volontariato. Siamo uno dei municipi che si permette di dare anche dei finanziamenti di piccolo volontariato, perché davvero puntiamo molto sulla socialità e sul fare attività. In questo senso abbiamo una piccola cifra che diamo per mantenere e far funzionare le cose bene. Questa è una cosa che davvero, me la permetterete, è una medaglietta che voglio tenere, ma la voglio mantenere, perché con questo che noi dobbiamo andare avanti, perché questo secondo me è il modo di far capire alla gente come vanno fatte le cose e quando si fanno farle bene, farle funzionare davvero, facendo vedere quello che facciamo. Molto spesso siamo condizionati dalla stampa, che tende a far vedere solo cose negative, nel senso che vediamo solo le cose negative. Ad esempio, gli orti urbani sono una ricchezza di questa città, sono una ricchezza delle persone, sono una ricchezza di chi vuol fare le cose per farle funzionare bene. Il nostro territorio è un territorio ampio, diciamo che è uno dei polmoni verdi della città, perché si estende per 52 km di strade, di conseguenza tutto lungo le strade che abbiamo, abbiamo del verde e abbiamo dei terreni incolti. Sono venuti in municipio dei ragazzi che mi hanno chiesto delle terre per poter fare degli allevamenti di animali. No, non mi era mai successo, voglio dire, siamo un quartiere di periferia, però siamo un quartiere della città, della metropoli. Questo è un grosso significato, vuol dire che dalla metropoli non si tende ad espandere pensando solo a uno sviluppo, diciamo, cementifero. Si vuole espandere per ricreare quell'aggregazione tra ambiente, natura e città. L'ultima cosa, io ci credo moltissimo, se noi facciamo funzionare gli orti urbani, se noi negli appezzamenti di terreno che abbiamo li diamo in gestione, li facciamo funzionare, ne facciamo una resa, lo allarghiamo anche a un profitto più ampio, impediremo con queste operazioni anche uno sviluppo demenziale di carattere cementifero, perché dove c'è l'orto ci sarà sempre qualcuno che si batte per mantenerlo e ci permetterà allo stesso tempo di poter vivere e vivere meglio. Abbiamo una quantità di orti notevolissima, più di 100, tutti assegnati e in ottimo stato, e inoltre abbiamo anche questa nuova struttura a cui si è accennato precedentemente, che è appunto la casa ambientale. Ho voluto iniziare la rappresentazione delle slide proprio con la locandina. Il 23 novembre abbiamo inaugurato una mostra fotografica sugli orti urbani in Val Polcevera, ed è stata un'occasione bellissima perché personalmente sono andata a visitare orto per orto e devo dire che la realtà che ne è emersa è una realtà veramente molto bella. E questi orti, come si è già detto, sono un elemento di recupero del territorio e soprattutto di valorizzazione, oltre che di socializzazione, rieducazione, formazione. La situazione quindi è una situazione, diciamo, che da un punto di vista della cura del territorio, nonostante la Val Polcevera abbia chiesto, ha subito una cementificazione in alcuni quartieri molto forte, ed è comunque il dibattito sempre acceso per quanto riguarda tutte le grandi opere che passeranno, se no non passeranno, vedremo sul nostro territorio, diciamo che la presenza però di una campagna, di una realtà rurale che ancora è molto vivace, molto sentita, è sicuramente un elemento positivo. La caratteristica è veramente tipica, e questo devo ringraziare il ciclo amministrativo precedente che ci ha più che lasciato in eredità, dato un dono, che questa casa ambientale, e che invito tutti a venire a
vedere, a farci delle proposte per quanto riguarda il suo utilizzo, a presentarci progetti educativi, perché noi siamo veramente con le mani e le braccia aperte per ascoltare tutti e per cercare, pur nella ristrettezza delle risorse, di realizzare più progetti possibili. È un vero e proprio gioiello, chiunque ha avuto il piacere di vederla se ne è innamorata. E se voi la guardate, una struttura dal punto di vista delle risorse energetiche totalmente autonoma, pannelli solari, dotata di una serra che abbiamo utilizzato abbondantemente lo scorso inverno, lo scorso autunno per fare laboratori di semina in serra grazie anche a Terra Onlus con i bambini della scuola materna ed elementare. E la sua collocazione non è casuale, si trova vicino alla diga, al quartiere Diamante, che è espressione di quella cementificazione aggressiva di cui prima si parlava. E quindi questa struttura è il riscatto in qualche modo di un territorio che è stato fortemente violentato, diciamo, dal cemento e da una edificazione che ahimè non è soltanto il cemento ma anche sociale. E cerchiamo di dedicare questa casa, infatti, non soltanto alla Valpolcevera, al quartiere, ma a tutta Genova. Il nostro obiettivo è portare Genova a Diamante, visitare la casa, partecipare ai nostri eventi, ai nostri laboratori, portando soprattutto energie vitali, in modo particolare i bambini, gli studenti. E devo dire che dall'autunno scorso ad adesso ci stiamo riuscendo, seppur con molta fatica, e grazie a qualche piccolo finanziamento siamo riusciti ad offrire anche dei laboratori gratuitamente all'opinione delle scuole, che in un momento di crisi economica è sempre un'opportunità educativa e formativa che vogliamo assolutamente dare, ci sembra giusto dare alle nuove generazioni. Ho portato qualche immagine delle sale, degli spazi di questa casa che sono veramente molto belli. Abbiamo le didattiche, sale conferenze, abbiamo le serre, che sono soprattutto una risorsa splendida per il periodo invernale, perché in questo modo i bambini possono fare esperienza di semina direttamente all'interno della serra, utilizzare gli spazi per il laboratorio anche quando piove o quando è brutto tempo. Ed inoltre, vedete la serra, sotto la casa troviamo gli orti, quindi orti innovativi, che sono degli appezzamenti recuperati. Questo è stato di abbandono perché la casa sorge dove prima c'era un casolare abbandonato, e dove si vogliono applicare tecniche innovative, tanto è vero che abbiamo intrapreso un percorso di corsi formativi per gli scolari che si sono conclusi proprio in questo periodo, e che hanno avuto un grandissimo successo perché la partecipazione non da parte non solo di scolari ma anche di cittadini è stata veramente meritevole. Come ho già detto, l'obiettivo fondamentale è la progettazione di laboratori, quindi un luogo dove far nascere idee, far nascere esperienze concrete. Non è un museo assolutamente, ma vuole essere qualcosa di più vitale, perché cosa c'è di più vitale di un orto? E così deve essere la casa. Penso che questa foto sia bellissima perché rappresenta la coltivazione di basilico in serra e si vede nello sfondo appunto la cementificazione della diga, ma nel complesso il paesaggio a mio avviso risulta comunque piacevole. E i laboratori che abbiamo fatto per le scuole sono appunto quelli di semina e raccolta del basilico, le esperienze di semina in serra. Adesso partiremo con dei laboratori sull'utilizzo della compostiera da parte dei bambini, ma anche se alcuni saranno indirizzati invece agli ortolani. Come ho già detto, c'è stato questo primo corso formativo che penso replicheremo, perché proprio è stato veramente molto gradito e partecipato, dove in diverse giornate gli ortolani hanno appunto avuto modo di apprendere anche tecniche diverse di coltivazione e di potatura. E adesso, proprio perché è una casa che vuole essere aperta il più possibile ai giovani, siamo riusciti a portare anche i giovani studenti geometri che verranno a riprogettare gli spazi intorno alla casa, e proprio dal 4 aprile fino a maggio verranno a fare giornate di studio, di rilievo e di riprogettazione degli spazi intorno alla casa. E questo è positivo perché era dei nostri obiettivi, quello di cercare di portare non soltanto ortolani, ma bambini, giovani, soggetti che a qualunque titolo siano interessati a queste problematiche legate appunto allo sviluppo sostenibile. Come ho detto, siamo riusciti ad avere qualche piccolo finanziamento con un poca fatica, ma proprio nella casa abbiamo intenzione di intraprendere tutta una serie di percorsi educativi che ci sono stati tra l'altro finanziati con un contributo dall'AMIO, che hanno il titolo proprio "Le cose rotte si devono riciclare da rifiuto a risorse", che comprende al suo interno tutta una serie di diversi progetti volti a sensibilizzare i bambini, soprattutto le giovani generazioni, sull'utilizzo di
compostiera o il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti, nonché la differenziata, cose che sono molto sentite dalle giovani generazioni che recepiscono immediatamente, mentre per quanto riguarda invece le generazioni non più tanto giovani, qualche difficoltà, ahimè, ne incontriamo, tanto è vero che spesso gli spazi pubblici, come è stato detto, diventano delle vere e proprie discariche. Abbiamo fatto anche delle proposte per il Festival della Scienza, non sappiamo se ci verranno accettate, però nell'ambito proprio dell'utilizzo, nell'ambito del risparmio e del non spreco, abbiamo deciso di presentare un progetto assieme alla compostiera e uno invece basato sulla bellezza dei funghi e alla scoperta appunto del regno di mezzo e dell'importanza che il fungo nelle sue diverse versioni ha con la possibilità poi di osservazione appunto al microscopio, anche questa sempre con laboratori da destinare gratuitamente alle scuole tedesche. Se la realtà degli orti urbani è molto splendida, non così devo dire purtroppo per quanto riguarda gli spazi verdi. Ho anche questa delega, devo dire che la situazione dei giardini e degli spazi verdi in Valpolcevera, ma come credo in gran parte della città, è abbastanza deludente, nel senso che spesso anche i giochi sono oggetto di atti vandalici e diventano spazi infrequentabili poi alla fine per i bambini, per le ragioni che qualcuno ha già prima di me ben illustrato. E proprio nel senso della cittadinanza attiva che ho cercato di fare un progetto, Vivilo Ama l'Adottalo, per cercare di stimolare gli strumenti delle affidi, delle adozioni, nella speranza che il volontariato risponda. Devo dire che i riscontri cominciano ad esserci, non sono facili perché purtroppo, da una mappatura che sto seguendo personalmente, lo stato dei giardini pubblici è, ahimè, uno stato, almeno per quanto riguarda la Valpolcevera, veramente triste, vuoi perché mancano i soldi, vuoi perché l'inciviltà delle persone le ha spesso trasformate in vere e proprie discariche, quindi da quelli che sono luoghi di aggregazione siamo arrivati invece ad avere dei luoghi della confrequentazione o della criminalità addirittura. Ciò non toglie che vogliamo ugualmente cercare di tornare a vivere negli spazi che sono i nostri, e il nostro obiettivo è proprio quello, viviamoli, diamoli in volontariato e speriamo che ci siano qualche adesione. Nelle nostre attività siamo riusciti ad avere anche patrocini importanti, quello del UNESCO per quanto riguarda la giornata sull'educazione allo sviluppo sostenibile. Abbiamo avuto anche il patrocinio per le attività in merito all'utilizzo della compostiera appunto della settimana europea della riduzione dei rifiuti, e hanno che ci ha appunto finanziato questo nostro piccolo progetto. Come ho già detto, abbiamo più di 100 orti. Ho portato, diciamo, qualche piccola immagine tratta da Google su dove sono posizionati. Mi sembrava interessante farlo vedere dall'alto perché è visibile come l'orto effettivamente cambia il paesaggio, lo cambia senza però stravolgerlo, e devo dire che noi abbiamo sparsi sul territorio da Rivarolo a Ponte Decimo comunque questi orti che sono, come ho già detto, in uno stato decisamente positivo e veramente di rivalutazione del territorio. Questa abbiamo la zona del Gabo, abbiamo la zona anche di Salita Castrofino, e volevo farvi vedere l'immagine particolarmente significativa secondo me di dove si trova adesso la casa ambientale, mentre l'immagine di Google è un'immagine datata, ancora non c'era la casa ambientale, non c'erano gli orti. Vedete questa striscia bianca orizzontale è la diga vista dall'alto, e a posto della casa ambientale c'è infatti un rudere e c'è tutto verde intorno perché non ci sono appunto gli orti. Come vi dicevo, la cementificazione è stata terribile anche nella nostra vallata, però la presenza di questa struttura vuole essere anche una forma di riscatto. Abbiamo cercato anche altre forme di orti nel nostro territorio, abbiamo trovato orti all'interno di scuole per disabili, questo è la scuola Arcobaleno dove hanno fatto un orto terapeutico per i ragazzi disabili, e soprattutto mi faceva piacere dedicare un po' di spazio anche all'orto che si trova all'interno del carcere di Ponte Decimo, visto che è proprio curato da terra, e quindi l'orto anche come forma di rieducazione e di possibilità di inserimento sociale. Addirittura poi sono nati orti laddove lo spazio non era dedicato ad orti, un'associazione che ha preso un giardino che aveva uno spazio sovrastante, poi trasformato questo spazio verde abbandonato sovrastante in un orto, e i prodotti sono poi stati offerti alla cittadinanza, alla gente del quartiere, con una festa di quartiere che è stata svolta a inizio dell'estate scorsa. E voglio concludere quindi con questa immagine che secondo me è molto significativa, perché effettivamente noi vogliamo incentivare attraverso l'educazione e la formazione, che è forse l'unica possibilità e l'unica speranza perché questa nostra società possa cambiare direzione,
che è appunto l'amore per la terra, cominciando dai bambini. Rinnovo e spero che venga accolto l'invito a mandarci proposte, anche suggerimenti o quant'altro. Abbiamo una pagina Facebook, appunto Casa Ambientale, ci potete contattare tranquillamente anche attraverso il sito del Municipio 5, e qualunque tipo di iniziativa, manifestazione, evento che pensate possa essere interessante svolgere all'interno della casa, non abbiate esitazione alcuna, perché l'amore si coltiva anche attraverso lo spirito di partecipazione.